Grazie agli ultimi dati disponibili, il SIPRI, l'Istituto Internazionale di Ricerca per la Pace di Stoccolma, stima che il valore totale dell'export mondiale di armi nel 2017 sia stato pari ad almeno 95 miliardi di dollari e il fatturato totale delle prime 100 imprese militari del mondo nel 2018 ha raggiunto i 420 miliardi di dollari, cifre da far girare la testa. In alcuni paesi è lo Stato che possiede le grandi aziende che producono armi. Quindi significa che quando i ministri della difesa discutono, è l'industria che siede a quel tavolo. Le aziende militari possono chiedere garanzie allo Stato ed è per questo che diventa molto problematico per lo Stato ritirare poi il permesso di consegnare armi, perché perderebbe i soldi che ha dato in garanzia. Funziona così anche in Italia, dove sono iscritte alla Federazione per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza oltre 200 aziende. Non è un mercato. Le aziende aspettano solo le commesse pubbliche, aspettano i miliardi che vengono investiti ogni anno e portano a casa dei risultati. In Italia le grandi aziende militari sono aziende controllate dallo Stato, Leonardo Spa e Fincantieri. Poi ovviamente ci sono tutta una serie di altre aziende che sono private, ma che spesso e volentieri negli ultimi anni si sono poi servite di ex militari o ex politici. Recentemente è diventato presidente di Leonardo il generale Carta, che era un generale che era ai vertici dei servizi segreti del nostro paese. Ma possiamo avere anche l'ex sottosegretario agli esteri Marta Dassù, che per lungo tempo è stata anche consigliere d'amministrazione di Leonardo Spa. Quello che voi sollevate è un tema di trasparenza e i conflitti di interessi. Esattamente, c'è un'opacità, non si capisce fino a che punto la decisione venga presa per una necessità vera e quanto invece sia un sostegno a quelle industrie d'armi nelle quali poi magari qualcuno transita come amministratore. Le chiamano sliding doors e sono le porte girevoli attraversate dai politici e militari del nostro paese verso l'industria delle armi. L'elenco è lungo e arriva da lontano. Sandro Ferracuti, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, nel 2005 è stato nominato presidente di Selex Sistemi Integrati, società che progetta e sviluppa sistemi radar. Alla Selex sono arrivati altri due generali, Nazareno Cardinali e Guido Bellini. Giulio Fraticelli, già capo di Stato Maggiore dell'Esercito, nel 2006 è diventato presidente della Oto Melara, che produce cannoni, carri armati e missili. E poi ancora Gianni De Gennaro, è passato dall'incarico di sottosegretario alla presidenza del Consiglio a quello di presidente di Finmeccanica nel giro di 3 mesi. L'ultimo della lista è Marco Minniti, ex ministro dell'Interno, appena nominato alla guida della nuova fondazione di Leonardo, MedOr. E non dimentichiamo l'ammiraglio Giampaolo Di Paola, ex capo di Stato Maggiore della Difesa ed ex ministro. È diventato presidente di Aerea Spa, azienda aeronautica lombarda. Dalle forze armate alle società di armi, il passo è breve. Il dialogo fra questi due mondi è indispensabile. Ora, se questo dialogo rimane in questi limiti fisiologici va benissimo. Se no si scade in quello che Eisenhower stesso a suo tempo definì come il complesso dell'industria militare e delle forze armate, che in qualche modo condizionava il governo americano. Quindi da questo punto di vista si tratta di trovare il giusto punto di equilibrio in modo tale da evitare che determinate decisioni vengano prese per interessi personali e non nell'interesse comune. Secondo il nuovo rapporto di Transparency International che abbiamo potuto leggere in anteprima, nell'industria della difesa gli interessi privati prosperano con alti livelli di segretezza e complessità, combinati con strette relazioni tra governo e industria. Una situazione ulteriormente complicata dal fatto che il governo è contemporaneamente il principale cliente e il principale regolatore del mercato. E l'Italia si distingue per l'intreccio di relazioni personali e l'incapacità di risolvere i conflitti di interesse. Abbiamo questa situazione per cui lo Stato è nei fatti esportatore di dispositivi d'arma, ma è anche controllore dell'esportatore, cioè quindi controllore dice, di se stesso. Quindi è c'è un conflitto di interessi, dice lei. Strutturalmente c'è un conflitto di interesse, nel senso nessun controllore dovrebbe controllare se stesso, evidentemente, ma questo non per le armi, questo vale in genere, ma per le armi evidentemente ancora di più. Uno degli argomenti più forti a sostegno dell'investimento nel settore militare è il fatto che favorisca la crescita economica. È davvero così?
Non è assolutamente così. Più spendiamo in ambito militare, meno cresciamo con il PIL, soprattutto nel lungo periodo. Abbiamo chiesto l'intervista a tutte le aziende militari che abbiamo citato nella puntata: Fincantieri, RVM, MES e Leonardo, la prima produttrice di armi in Italia e la sola ad averci risposto almeno con una lettera. Ci scrive che rappresenta uno degli asset portanti dell'ossatura del sistema manifatturiero del paese, con 30.000 dipendenti in Italia e 110.000 nel mondo, e che il valore complessivo della produzione del suo ecosistema di impresa è pari a 21 miliardi di euro tra diretto, indiretto e indotto. È davvero così? Abbiamo acquisito 3 azioni di Leonardo. Quando abbiamo comprato l'azione nel 2016, l'azione valeva 13 euro, oggi vale poco più di 5 euro. Quindi un qualsiasi azionista di Leonardo che abbia mantenuto l'investimento nel titolo oggi ha perso quasi tutto. Negli anni il governo ha cercato di puntellare la società aumentando le commesse militari. Oggi Leonardo produce più del 70% dei propri prodotti nel settore militare, mentre la parte civile è stata progressivamente compressa. Allora abbiamo detto a Leonardo: ma scusate, perché si sta convertendo tutto verso il militare se l'aeronautica civile produce anche maggiori ricavi ed è più conveniente dal punto di vista economico e produce anche maggiore occupazione? Ricavi o no, il settore militare vince sempre e chi prova a fargli la guerra viene fatto fuori. Come Gian Piero Scanu, parlamentare del Partito Democratico fino al 2018 ed ex capogruppo della Commissione Difesa. Ha cercato di ridurre le spese militari con una legge che porta il suo nome, Lodo Scanu, e rende obbligatoria l'approvazione del Parlamento per l'acquisto di nuove armi. Ha fatto la battaglia contro gli sprechi degli F-35 e gli acquisti per la flotta navale nel 2015 e ha denunciato le pressioni dell'industria militare e della lobby delle armi, tanto che a fine legislatura non lo hanno voluto ricandidare. La selezione della classe politica avviene quando la politica è debole, in funzione anche della non ostilità rispetto a certi settori. Fa un po' impressione, no? Tutto quello che lei mi racconta. Sì, fa molta impressione, ma soprattutto fa impressione l'omertà, la distrazione, che non è casuale. Il voltarsi dall'altra parte non è, un tic nervoso, è una precisa scelta. E chi tocca il settore militare paga? Sì, chi lo tocca in un certo modo sì, paga, sì. Viene definito folle, viene isolato e in certi casi viene lasciato a casa.